10 agli ordini dello start, l'allineamento si completa e anche più che buono, prende velocità il mezzo meccanico. La spinge la macchina, la passione, targata Ete, e scende lungo i birilli su Osso Duro e Obliz. Parte alla grande Memo Rock, che si sistema terzo. Cavalli impiegata, completamento del lancio in 14. E siamo al completamento della piegata, punta in avanti Onni Lest. Davanti alle tribune la passione d'Ete viene avvicinata e impegnata da Onni Lest, giubba strana di Giorginio, punta in avanti Olli Rob. Si va dopo 600, passati in 43 e mezzo, e Olli Rob sfonda, spende un po' molto, ma la Rob di Antonio Di Nardo è ora al comando. Mezzo miglio in 58,1, per lei qualche cosino in meno chiaramente. E di fronte Olli Rob, Onni Lest, Passione d'Ete, Osso Duro, Memo Rock, chilometro in 1,12,7, 14,6 di frazione. 500 alla meta, i cavalli affrontano la curva finale. La frazione di fronte da parte di Olli Rob in 14,8, 1,27, 4, 3 quarti di miglio. Viene via Osso Duro Blitz. Passione tenta di anticiparlo, si avvicina anche Possession Hance. Gruppo molto compatto, Olli Rob al comando sostenuto, scatta Onni Lest. Ma a largo interviene Osso Duro, a largo di tutto New York Times. Passa Osso Duro, a largo New York, trova il varco Nievoz, lotta serrata e sul traguardo New York Time con Manini Dolci, stampa gli avversari, doppio nel pomeriggio, è il cinico Manini Dolci, anche se lui non gli piace questo appellativo, io glielo ripeto, New York Times 6:59 in chiusura. Stampa gli avversari a fil di palo. Andiamo a rivederle le immagini, andiamo a rivederle. Vediamo un po' se la regia, ecco qui Olli Rob, un po' chiaramente in debito d'ossigeno, ha speso un patrimonio. Viene via Osso Duro Blitz. In gamba, si ingamba a largo New York, di dentro trova il varco, vedete? Nievoz è sul palo, 10, 1 e 12 l'arrivo. Grazie per l'attenzione. Linea alla regia.